Salve gente, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi parliamo del prossimo evento Apple, Peak Performance. Cosa vedremo? Che non ci sarà 8 marzo. Allora, cosa dovremo avere? Sicuramente avremo un nuovo iPhone SE di terza generazione, di cui domani arriva il video, ma oggi ve ne parlo un attimo così, cioè vi faccio un attimo una piccola anteprima su tutte le possibilità, perché ne abbiamo veramente tantissime. iPhone SE siamo certi al 100%, 99% resterà il design di iPhone 8 e arriverà solo con a 15 Bionic e un 5G. Un 1% di possibilità che cambi il design, ma io, raga, non ci credo, ve lo dico subito, per me resta purtroppo quello ancora una volta. Bene, perché solo se il 2020 scende di prezzo e lì sarebbe veramente un ottimo telefono, potrebbe tornare a essere un best buy, l'iPhone SE di seconda generazione. Quindi poi andando avanti avremo anche sicuramente un iPad Air di quinta generazione. Boh, vi ho già nell'ultimo video, nel penultimo, no, in questo video qua che vedete ora a schermo, vi dicevo proprio, ma secondo me non ha tanto senso e rimango della mia, soprattutto su che processore ci metti. Sarebbe fighissimo con un M1, ma a quel punto avrebbe più senso. O sceglievi magari un core di GPU, o non ha senso metterci lo stesso processore dell'iPad Pro. No, questa è un po' la mia opinione, soprattutto perché farebbe ancora più concorrenza all'11 pollici, che già non è proprio ben messo. Poi abbiamo invece l'ambito più boh, ovvero l'ambito Mac. Sto ascoltando il video oggi di Giulio Brotini, carissimo, carissimo, vi metto il suo video in descrizione, se me lo ricordo, e diceva proprio ci sono due possibilità: o presentano i prodotti professionali, ma io non ci penso, Mac professionali, quindi Mac Pro, iMac Pro e Mac Mini Pro, quindi M1 Pro, M1 Max, oppure arriva l'M2, che secondo me è la cosa più probabile, e fanno veramente una replica di quello che è stato l'evento di novembre 2020. Presentarono il MacBook che ho io, il MacBook Pro da 13 pollici, beh, base, il modello base, non il modello professionale, poi un iPad, un MacBook Air, che dovrebbe avere quest'anno un'estetica colorata, ma ora ne parliamo meglio, e il Mac Mini, che è quello che per intendere siamo sicuri. Mac Mini sicuramente arriva, è come ormai un segreto di Pulcinella praticamente, però come arriva non lo sappiamo, potrebbe cambiare il design, quasi sicuramente a quel punto arriva con un M2. Bene, però secondo me non ha senso proprio portare nuovi prodotti quando ne hai ancora alcuni da aggiornare, però i prodotti professionali arrivano oltre WWDC, sempre, sempre, quindi mi sembra strano. Però sicuramente con questo Peak Performance, il nome dell'evento, io un M2 ce lo vedo assolutamente. Infatti qua fanno una bella replica, fanno una fantastica replica dell'evento del 2020, un MacBook Pro 13 o 14 con l'M2, lì mi potrebbe indurre in tentazione. Potrei vendere lui, secondo me qualche cosina con qualche soldino in più. Ma vi salto il pippone di 5 minuti che ho fatto su quell'argomento che non penso vi interessi. Se vi interessa un video sulla vendita di un Mac, fatemelo. Ma ora taglierò questi 5 minuti di video dedicati solo a questa cosa che non vi interessa. Grazie, ringraziatevi. Poi, poi. Quindi, ambito Mac per me è questo, ne sono certo. Anche se il MacBook Air, nuovo colorato, ne abbiamo già parlato tantissime volte con queste M2, in stile iMac, con le cornici bianche, magari con il notch, lo prevedono ormai per settembre, ottobre, novembre. In generale si dice sempre di più che arrivi ora. E a me incuriosisce, e non poco. Apple Watch per me non vedremo nulla se non dei nuovi cinturini. Nulla di più, sicuramente, perché mi sembra strano anche lì che vanno a introdurre nuovi modelli. Alcuni dicono un SE2, regà, l'Apple Watch non è mai stato presentato ad aprile, a marzo, quindi è impossibile che quest'anno cambi qualcosa. Per me l'Apple Watch no. Nuove cinturini sicuramente, come ogni volta, dei nuovi cinturini sicuramente qualcosa mi prenderò. Nuovi cover per iPhone, sicuramente. Una nuova colorazione per iPhone, probabilmente, come l'anno scorso hanno presentato il viola. Quest'anno avremo un nuovo colore. A me piacciono tantissimo i colori che presentano in primavera. Una volta presentavano il Product Red, che lì secondo me era proprio una cosa che non c'era più la sorpresa, ma era molto più figo come l'hanno fatto con iPhone 8. Sa che lì c'era anche molto meno colori per l'iPhone. Alla fine c'era sempre bianco, nero e oro. E poi ti aggiungevano questo modello qua. Però, cioè, anche questa cosa qua ci sta la sorpresa. Quindi
Quindi per me giustamente vedremo un nuovo iPhone colorato per la tradizione, perché alla fine se non, no, se non nel 2019 che c'è stato comunque un evento primaverile, gli iPhone almeno un nuovo colore l'hanno rilasciato tutte le primavere. Un nuovo modello, una nuova colorazione, quindi ci sta che magari presentano l'SE e quindi la nuova colorazione di iPhone non ci sia, anche lì potrebbe essere una cosa plausibile. Boh, non lo so. Cioè, regà, è tutto un casino. C'è chi dice un nuovo iPod Touch, ma io non. No. Ci sono tante cose che si dicono, ma io non le reputo affidabili, quindi preferisco non dire, per non creare confusione. Quindi, no, assolutamente. Regà, domani video su iPhone SE, dopodomani video su tutta la gamma Mac del 2022. Lunedì video ricappone, martedì vedremo, martedì sera video sull'evento, mercoledì video ancora più approfondito sull'evento, quindi mercoledì arriverò tipo alle 12, stanchissimo, stanco morto, ma va bene così. E poi, regà, io non so che altro dirvi, perché alla fine i prodotti sono quelli, non è che c'è tanto da speculare, e poi le speculazioni penso, spero di farle nei vari video sui vari prodotti, arriveranno anche quelli. Datemi un attimo di tempo. Alla prossima. A dopo. Lascia like.